Buongiorno, mister. Buongiorno a tutti, cominciamo con Repubblica, a seguire il Corriere della Sera. Buon pomeriggio a tutti. Eccomi, buon pomeriggio. Vorrei chiederle, dopo la grande vittoria con il Milan, l'Atalanta, c'è un'insidia mentale di questa partita secondo lei oppure no? Grazie. Ma sai, insidia mentale, c'è un'insidia di una squadra forte. Una squadra che l'anno scorso ha vinto l'Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen, che praticamente aveva fatto tutto, non so quante partite di imbattibilità. E quindi è una squadra che si è qualificata per la Champions l'anno scorso, ma negli ultimi anni si è sempre qualificata. È una squadra che oggi deve essere annoverata comunque tra le squadre forti, questo è fuori dubbio, e questo va dato merito al club, va dato merito a Giampiero Gasperini, che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Poi io ho grande stima nei confronti di Giampiero, che tra virgolette è stato anche mio allenatore, perché quando io giocavo nella Juventus lui era l'allenatore della Primavera, e io quando avevo qualche infortunio chiedevo di giocare con la Primavera e lui era l'allenatore. Quindi è una persona che stimo molto, perché tramite il lavoro, il duro lavoro, ha ottenuto grandi risultati. Oggi sicuramente l'Atalanta è una realtà, perché ripeto, non vinci l'Europa League se non sei forte, ecco, se non dimostri di essere una squadra forte. Quindi se pensiamo come domanda che dobbiamo stare attenti, penso che sia la domanda riferita a livello mentale, a sottovalutare questa partita, ma cioè, magari l'Atalanta potrebbe sottovalutare questa partita, visto l'anno scorso e visto quello che è successo l'anno scorso, visto anche, ripeto, che noi quest'anno non stiamo disputando coppe, invece loro comunque stanno facendo la Champions League, stanno facendo anche bene, sono strutturati per la Champions League. Come vi ripeto sempre, chi come noi non gioca le coppe, anche se questa è la terza partita in una settimana, quindi è una cosa un po' particolare, può essere avvantaggiato perché lavora, ma al tempo stesso la struttura nostra della rosa è lontana di tanto rispetto alle strutture della rosa delle squadre di Champions League. Prego. Corriere della Sera, a seguire Radio CRC. Mister, le chiedo come sta Lobotka e se è soddisfatto del rendimento di Gilmour in queste gare. Beh, per quello che riguarda Lobo, diciamo che sarà pronto per la prossima partita, quindi siamo nelle fasi conclusive di recupero. Sicuramente non era un problemino come qualcuno aveva etichettato il problema che ha avuto in nazionale, e quindi comunque ci sono volute, ancora sta in fase di recupero, e quindi bisogna avere pazienza, bisogna pazientare, però ecco, è in fase di recupero e penso che alla prossima partita sarà a disposizione. Per quello che sta facendo Gilmour avevo dubbi zero, ve l'ho sempre detto che anche in precedenza lui era un, tra virgolette, un mio cruccio, no? Il fatto di avere qualcuno che magari meritava di giocare, però poi guardavi Lobo in partita, Lobotka, e faceva delle prestazioni eccezionali. Quindi il valore di Billy lo conosciamo, sta facendo molto bene e sono molto contento, ecco, che sia con noi, anche perché penso che è un ragazzo giovane che potrà stare per tanti anni nel Napoli e fare grandi cose. Radio CRC, a seguire Sky. Primo posto, miglior difesa, più 4 sui campioni in carica. I segnali che Antonio Conte è riuscito ad accorciare il percorso sono più che
evidenti, ma lei sente che questa squadra ha già assorbito la sua mentalità? Crede che questa squadra le somigli ogni giorno di più? Grazie. Guarda, io continuo a dire sempre del discorso del lavoro in corso, perché non puoi pensare in 4 mesi di aver trasmesso tutto quello che c'è da trasmettere. Sicuramente ho trovato un gruppo di ragazzi aperti, disponibili e quindi preparati, no? Preparati a voler comunque migliorare sotto tanti punti di vista, e questo sicuramente va dato merito a loro, perché la disponibilità io penso sia la base di tutto, così come avere un gruppo di calciatori disponibili a lavorare sia da un punto di vista tattico, fisico, mentale, non è scontato, e quindi sicuramente questo ha per certi versi accelerato un pochettino il percorso. Però io ribadisco un concetto che poi magari mi auguro di essere smentito, mi auguro di essere smentito. Io dico che comunque in una situazione di costruzione tu hai bisogno di effettuare un determinato percorso che fa parte del lavoro, e quindi crescere e arrivare a certi livelli. Si può dire quello che si vuole, ma io ribadisco che la mia esperienza dice che noi questo percorso lo dobbiamo fare, e non pensiamo di fare dei salti multipli, perché non è così, perché altrimenti verrebbe a cadere anche tutta la teoria del lavoro, della costruzione, cioè non, sarebbe troppo semplicistico. Ecco. Poi magari, ti ripeto, mi sbaglio, mi sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, però ecco, quello che noi dobbiamo fare è tapparci le orecchie e continuare a lavorare, sapendo che adesso sono un momento sicuramente molto positivo. Può accadere anche che ci saranno dei momenti meno positivi come adesso, però questo non ci dovrà assolutamente discostare dal percorso che noi dobbiamo fare, anzi dovrà ancora aumentare di più la voglia di farlo questo percorso. Sky, a seguire Sport Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mister. Proprio relativamente a questo percorso, ci sono momenti, partite, vittorie che valgono inevitabilmente qualcosa in più. Vincere a San Siro in quel modo da squadra vera, magari aumenta le sicurezze, la consapevolezza, il senso di una certa forza. Ecco, in tal senso, pensando all'Atalanta, con l'Atalanta può essere un'ulteriore verifica, ancor più perché si viene da una vittoria come quella di San Siro, affrontare un'altra grande, magari per una sfida che qualcuno, magari a lei non, l'espressione non piace, per qualcuno è una partita potenzialmente da scudetto. Ecco, può essere una verifica ulteriore in questo percorso per diciamo percepire la crescita, i valori raggiunti, la forza? Guarda, sinceramente non so se questa può essere catalogata, definita una sfida da scudetto. Sicuramente sarà una sfida tra due squadre che cercheranno anche l'anno prossimo di entrare in Europa. Loro ci sono già, noi, e anche dalla porta principale, in maniera meritata. Noi, il nostro obiettivo, ripeto, è quello di rientrare in Europa, cercando ecco, di rubare l'idea agli altri e di entrarci dalla porta principale. Detto questo, loro comunque oggi sono una realtà consolidata che li ha visti comunque negli anni essere presenti in una competizione che oggi è la competizione più importante, che tutte le squadre nei vari campionati ambiscono, no, a partecipare. E in più penso che ci sia stata la ciliegina sulla torta, che abbia dimostrato anche il fatto che questa è una squadra che sia, cioè che è cresciuta di anno a anno, anche in convinzione, la vittoria dell'Europa League, perché non si vince, ecco, l'Atalanta ha costruito un percorso, un percorso che sta continuando a fare, a potenziarsi, e non mi sorprende trovarla ad essere oggi
dalle squadre che comunque competerà con noi per un posto in Europa. Ecco. Poi sarà una sfida a scudetto, io lo lascio a voi, non è un problema per me. Sta di fatto, ripeto, che per noi sicuramente loro possono essere un esempio, perché in tutti questi anni hanno sempre messo mattoni, hanno costruito, a volte sono anche andati via giocatori importanti, come è successo a noi, perché non dimentichiamo, ripeto, che il Napoli ha perso, non lo so se continuerà a perdere anche alcuni giocatori importanti, però sono stati sostituiti in maniera adeguata e con il lavoro oggi sono competitivi, quindi ripeto, non va dato grande merito a Gian Piero, a quale va grandissimo rispetto, la mia stima, e va dato merito al club, perché ripeto, oggi l'Atalanta è conosciuta come una squadra forte, ho visto la partita contro l'Arsenal, cioè, non è che stiamo parlando di cioè, è una squadra comunque forte, e ripeto, ma non perché io voglia incensare o fare piangeria, cioè complimenti a loro, e oggi forse, ecco, potrebbe anche essere un buon esempio per noi, perché ripeto, noi dobbiamo fare degli step e porci poi di nuovo forti e competitivi per ambire a cose importanti. Sport Italia, a seguire il mattino. Eccoci. La difesa è stata rifondata ed è solida, è un qualcosa, è il lavoro che aveva pensato di fare fin dall'inizio, no? Perché rispetto all'anno scorso i 48 gol subiti. Le chiedo del reparto offensivo, la crescita di due giocatori come Kvaratskhelia e Lukaku che abbiamo visto a San Siro, ecco, a che punto sono, che cosa devono fare di più secondo lei, se è soddisfatto del loro rendimento? Grazie. Sì, guarda, ricordatevi, no, che io alla presentazione, se non sbaglio, dissi in maniera chiara che il Napoli aveva subito 48 gol, ma non si poteva e non si doveva dare la colpa ai difensori o ai portieri, bisognava dare la colpa alla fase difensiva, quindi oggi non si deve dare merito ai difensori o al portiere, ma si deve dare merito lo stesso agli 11 giocatori che fanno la fase difensiva. Noi parliamo di fase offensiva, dove tutti quanti partecipiamo, guardare il gol che abbiamo fatto al Milan, recuperiamo una palla su una pressione alta con McTominay, arriva la palla a un difensore centrale che in verticale la dà a un centrocampista che in verticale la dà all'attaccante, quindi difensore, centrocampista, attaccante. Tocchiamo tutti e tre i settori, anche in fase difensiva, cioè la fa tutta la squadra, ecco, non sono solo i quattro difensori più il portiere, quindi è tutta la squadra che nel momento in cui deve difendere ha ritrovato quello spirito di sacrificio, quella voglia di difendere, quella voglia, ecco, di capire l'importanza di essere uniti e di difendere la propria porta. E così deve accadere anche nella fase offensiva, dove tutti partecipiamo e tutti quanti dobbiamo essere coinvolti. Quindi ecco, mi preme sottolinearla questa, perché non mi è mai piaciuto dare meriti ai reparti o ai singoli giocatori. Io do merito, demerito alla squadra in generale, ecco, anche a chi subentra, perché siamo tutti coinvolti nelle due fasi. Sicuramente siamo contenti, domani sarà anche un test probante a livello, tra virgolette, dopodomani, anche a livello difensivo, perché affrontiamo la squadra che oggi è la squadra che ha il miglior attacco, se non sbaglio, no? Con 26 gol, quindi sarà un impegno probante a livello difensivo. Cercheremo, ecco, di essere preparati, di essere organizzati. Non è semplice giocare contro di loro, però il primo pensiero sarà quello, ecco, di fare gol, e poi il secondo pensiero sarà quello di non subirlo, ecco. Primo è farlo e poi non subirlo, ecco, quella è una conseguenza. Se riesci a fare questo, significa che alla fine i tre punti li puoi portare a casa. Il mattino, a seguire la stampa. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'altro giorno a Milano, parlando
parlando un po' di tutto, lei disse: io ho le spalle larghe, non mi nascondo, miracoli non ne faccio. Ecco, in generale, vincerlo quest'anno lo scudetto al Napoli sarebbe un miracolo per lei, anche facendo i paragoni con il passato. Lei parlava dell'esperienza al Tottenham, e poi, se posso, il pallone d'oro a chi l'avrebbe dato lei? Ma guarda, cioè io... Poi dopo la gente... Sì. Una domanda, per cortesia. Allora, niente pallone d'oro. No, va bene, ormai è stato fatto. Ma guarda, io... sono molto credente e anche praticante, quindi di miracoli conosco solo una persona che li fa, quindi, quindi non conosco altre persone. Quello che io prego sempre, prego anche per la squadra, per me, per i miei calciatori che stiano bene, perché ripeto, io sono un cattolico praticante e quindi nelle mie preghiere, oltre alla mia famiglia, c'è sicuramente una preghiera per i miei calciatori che possano stare bene. E quindi, cioè, ma lo dico in maniera molto, molto sincera questa, quindi io personalmente, calciatori, quello che possiamo fare è lo stesso il club e cercare di andare belli uniti e compatti per cercare, ripeto, di costruire qualcosa di importante e che duri nel tempo. Questo noi dobbiamo fare. Poi si dice sempre, no? Dio vede e provvede, questo è fuori dubbio. Quindi noi quello che non deve mancare è l'apporto nostro, quello che dobbiamo fare, lavorare tanto, e metterci a disposizione tutti, io per primo, tutti i componenti che lavorano nel Napoli, i calciatori, al magazziniere, al cuoco, al fisioterapista, per cercare, ecco, di creare quel qualcosa di bello che può dare, in un campionato può dare punti in più, ecco, può dare punti in più, e quindi noi non dobbiamo sbagliare niente da questo punto di vista, non dobbiamo sbagliare niente perché non siamo nelle condizioni di permetterci di sbagliare qualcosa, ecco. Pallone d'oro lascio di giudicare a chi lo deve fare, ecco, quindi, cioè, io ho tutti altri pensieri, sto pensando al pallone d'oro, cioè. Perdonate, visto la risposta, io mi riferivo a miracoli calcistici, lei mi ha fatto una premessa particolare, essendo anch'io credente, era miracoli calcistici, Ma guarda, i miracoli calcistici sono sempre stati, no? In passato. No, io sto dicendo i miracoli calcistici, però ecco, io mi ho risposto che i miracoli conosco solo una persona che li fa, noi quello che possiamo fare è lavorare per aiutare questa persona anche affinché accada il miracolo, ecco, perché speriamo solamente pregando che succedano i miracoli, è un po' difficile. A seguire Roma. Sono qui, mister. Ecco, aiutati che Dio ti aiuta, è perfetta proprio. Sta lì. Sì, scusa. No, siamo qua. Buon pomeriggio, mister. Probabilmente l'asticella, io credo, si sia alzata da una sfida sofferta come quella contro il Lecce. Nostro, dico nostro perché conosco bene Cartisano, mister, che è stato suo allenatore, è stato anche il mio allenatore qualche anno fa in una primavera del Lecce. Digressione. Io devo tanto a mister Cartisano, a Lirino Caos, mister Greco, quindi sono persone per me che non sono nel mio cuore, questo è fuori dubbio, ma lo sanno, quindi perché non sarei mai stato un calciatore vero se non avessi incontrato queste persone. E mi parlava spesso di lei, mister, quando io venivo a prendere in foresteria, mi diceva guarda Antonio, guarda Antonio, insomma. La domanda, volevo sapere come va gestito, mister, l'entusiasmo. Alle porte di Castel Volturno ci sono tanti tifosi, cartelli, gente che viene da Malta. Ho visto un gran bel clima anche grazie al suo lavoro formidabile, insomma, perché effettivamente oggi questa è una squadra matura. Questo entusiasmo può creare, secondo lei, secondo te, dei brutti scherzi, oppure, ecco, come deve essere gestito? Grazie. Ma guarda, io l'ho sempre detto, no? L'entusiasmo per noi deve essere benzina,
Quindi lo vedo come una cosa assolutamente positiva. Io non assolutamente sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo e la passione che c'è intorno al Napoli. Ecco. Noi la dobbiamo cavalcare, dobbiamo, ripeto, cercare di alimentarla questa passione. Come? Venendo qui ogni giorno e lavorando con un solo pensiero in testa, ecco, cercare di rendere i nostri tifosi orgogliosi di questa squadra, al di là del risultato, perché ripeto, il risultato deve essere relativo. Quello che io voglio che vedano i nostri tifosi è l'attaccamento che noi dobbiamo mostrare ogni partita, ecco, a prescindere dal risultato, il senso di appartenenza, rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci seguono in maniera numerosa, ecco, la serata di Milano, sentirli cantare alla fine della partita è sicuramente cioè ci deve dare forza, ci deve riempire il cuore, ci deve dare nella difficoltà o nella fatica anche durante l'allenamento ci deve dare qualcosa in più per superare. Quindi assolutamente io non sarò mai una persona che cercherà di smorzare gli entusiasmi. Io voglio che i nostri tifosi siano con noi, loro è giusto che comunque sognino sempre la cosa più bella per il Napoli. Però ecco, quello che io in maniera realistica cerco di dire sempre è che noi abbiamo comunque iniziato un percorso per cercare di dare un qualcosa di importante e che sia stabile per Napoli, per il presidente De Laurentiis in futuro, per il club e soprattutto per i tifosi, perché i tifosi comunque meritano sicuramente grandi gioie e grandi soddisfazioni. Il Roma a seguire Telecapri. Sì. Col Milan a San Siro si è visto di nuovo quello spirito di sacrificio che lei ha sempre chiesto ai suoi calciatori. Però uno su tutti, lo so che a lei non piace parlare del singolo, però vedere Politano fare in fase di non possesso, no? Il quinto di destra e poi in fase di possesso l'attaccante è davvero tanta roba, no? È un attaccante che doveva fare il terzino su Okafor per magari per chiuderlo assieme a Di Lorenzo, è veramente uno spirito di sacrificio che lei ha inculcato al massimo in questo gruppo. Ma guarda, sul discorso di Matteo, come ho detto prima, come ho detto anche in precedenza, Matteo è stato il primo a lanciarmi questa idea, perché mi ha detto: mister, se io c'è bisogno in alcune partite di comunque dare man forte e abbassarmi perché comunque attaccano i cinque canali e noi invece di abbassare un centrocampista mi abbasso io, e diciamo che è stato anche lui a darmi questo là, ecco. E lui lo sta facendo in maniera perfetta, però anche Cyril l'ha fatto nella maniera giusta contro il Lecce. È inevitabile che noi nella fase offensiva abbiamo bisogno di giocatori di qualità tecnici, però al tempo stesso nella fase non possesso, quando troviamo squadre che attaccano comunque cinque canali, vi ho detto anche in precedenza, senza andare a toccare altre squadre perché non voglio, ecco, con l'Arsenal contro l'Atalanta passava Partey su Lookman e quindi si riformava una linea 5 con un centrocampista. In Italia sono squadre che abbassano un centrocampista per fare questa linea. A volte Ralzena stesso abbassa Saka e Martinelli e fa una linea di 6, 3-1 quando si difendono. Cioè, dovete capire che tante cose sono comunque sdoganate a livello tattico. Anzi, c'è un ampliamento, no? A livello culturale, a livello proprio di migliorare, un'evoluzione, quindi che magari attacchi in una maniera, difendi in un'altra, in base alle circostanze, perché io a Matteo non chiedo di abbassarsi sulla linea se il terzino poi tante volte rimane alto. È logico che se ti entra poi o hai dei giocatori forti nell'uno contro uno, dobbiamo comunque avere
dobbiamo trovare degli accorgimenti. Ecco perché quando parlavo prima di fase difensiva, no? Non parlo di quattro, cioè parliamo comunque di anche gente che dei centrocampisti o un esterno come Politano, che ha caratteristiche più specifiche, no? Rispetto magari a Vicia o a David. Ecco, Cirilla ha caratteristiche più vicine a quel tipo di situazione, altrimenti poi devi abbassare un centrocampista, quindi però sono tutte situazioni che non fanno parte comunque di un'evoluzione, no? del calcio a livello tattico. Grazie. Prego. Salve mister, Claudia Vivenzio di Telecapri. È la prima volta che il Napoli incontra una squadra come l'Atalanta, che gioca con questo uomo su uomo esasperato a tutto campo. Quindi le chiedo se la sua intenzione è quella di portare la gara su un piano più qualitativo, e quindi dobbiamo immaginarci costruzione per uscirne puliti con il pallone, oppure accetterà la gara sul piano più fisico, dal momento che poi il suo Napoli è migliorato su quell'aspetto? Questa è una domanda abbastanza tecnica, ecco. Cioè, la cosa più semplice per me è risponderti che comunque non mi dica che lo vedrò. No, nel senso che comunque noi stiamo preparando, perché quando giochi contro l'Atalanta devi essere preparato, devi essere molto preparato, ecco. Quindi diciamo che oggi siamo stati molto, ho rotto abbastanza le scatole ai calciatori per fargli capire alcune situazioni, perché la partita di calcio non va solo giocata, la partita di calcio va preparata prima, ok? Nel senso che la partita di calcio noi dobbiamo essere bravi a far vedere al calciatore cosa accadrà la domenica. E allora, se tu hai dei calciatori preparati, no? Più preparati, piuttosto che metterli lì e fargli, cioè, noi siamo questi, noi abbiamo i nostri concetti, cioè, va bene, però al tempo stesso loro devono sapere cosa accadrà domenica in campo. E se tu sei preparato un po' prima, diciamo che magari si cercano anche di trovare o dare al calciatore delle soluzioni. Poi sapete benissimo che il calciatore qualitativo tecnico è capace comunque, e ti aspetti anche che scombini un po' alcune situazioni. Però la preparazione, soprattutto con partite come contro l'Atalanta, che giocano un calcio molto fisico e danno pressione molto in ogni zona di campo, sono partite che comunque le devi preparare in maniera molto accurata e devi rompere le scatole tanto ai tuoi calciatori, ecco. Ultima. Mister, la garanzia di questi risultati ottenuti nelle prime 10 giornate di campionato è sicuramente Antonio Conte, 7º clean sheet, difesa fortissima, e ritrovano il gol anche Kvara e Lukaku. In questo tridente immaginario formato proprio da Conte, Lukaku e Kvara, proprio nel processo di crescita, di costruzione, mattone su mattone, come ha detto lei, in prospettiva futura, quanto conterà per le scelte personali Antonio Conte, anche per Kvara e per Lukaku, che hanno ritrovato il gol, e quindi risulta difficile ipotizzare un Napoli senza di loro in prospettiva? Guarda, premetto con molta onestà, ecco, che è stato anche un argomento un po' di discussione anche all'interno nostro con i capi della comunicazione, e che io voglio chiarire ancora di più una volta che il Napoli vince e il Napoli perde. Cioè, non c'entra niente mettere Conte vince, Conte perde, è chiaro? Perché sono rimasto, capisco anche alcune situazioni, però sono rimasto anche un po' sbalordito è un po' interdetto dopo la partita Inter-Juve, trovare un titolo né sull'Inter né sulla Juve, ma che io stavo godendo, cioè, capisci? Cioè, quindi capisco, mi hanno anche spiegato il perché avvengono determinate situazioni, però il concetto deve essere uno
unico e che continuo a ribadire: noi vinciamo, noi perdiamo. Quindi ripeto anche questo discorso di dare specifici meriti a un giocatore, a un allenatore, per me è tutto sbagliato. Chi mi conosce sa che quando io comunque sento queste cose vengo infastidito molto, e chi mi è vicino l'ha capito. Quindi io mi auguro che in futuro non vengano fatte queste distinzioni, perché ripeto, non voglio che noi siamo un'unica cosa. Quindi noi vinciamo tutti insieme, noi perdiamo tutti insieme, noi facciamo bene tutti insieme, noi facciamo male tutti insieme. Quindi non mi voglio prendere dei meriti, che oggi meriti non, qua c'è meriti tra virgolette che sono meriti temporanei, perché sono passate solo 10 partite, ok? E li dobbiamo dividere, così come in futuro mi auguro di no, se dovessero esserci dei risultati negativi, dobbiamo essere pronti tutti ad assorbirci e a prenderci, ad assorbire le critiche, perché io poi sono anni che sto in questo mondo e so benissimo che poi se oggi Politano è un... è la chicca, è l'emblema, è la squadra non subisce gol, quando poi subirai gol o comunque perdi qualche partita, ci sarà qualcuno che dice ma Politano sta troppo basso, ma è inevitabile, è inevitabile. Quindi così come oggi XY sono lì, magari no, spero di no, ecco. Però ecco, io quello che vi chiedo soprattutto a voi, all'ambiente nostro di Napoli, ecco, cerchiamo di essere uniti, compatti, e di dividerci i meriti tutti quanti, dal club al presidente, dividerci i meriti, ripeto, meriti poi di che cosa? Che stiamo solo alla 10ª giornata, ecco. Quindi, però, ecco, stiamo facendo le cose per bene, io questo è quello che posso dire, ma per fare le cose per bene hai bisogno di tutti i componenti. Quindi del club, dell'allenatore, dello staff, i calciatori, i magazzinieri, i giardinieri, tutti. Quindi tutti quanti partecipiamo alle vittorie, tutti quanti dobbiamo partecipare alle sconfitte. Quindi questo, ecco, è una cosa che mi ha dato l'opportunità anche di sottolineare oggi, perché è una cosa che comunque è da un po' che ho qua, è un po', ma ripeto, mi dà fastidio, perché non voglio che noi... Grazie. Va bene? A tutti. Grazie.